andrà al Parlamento a parlare. Come ho già detto, appena ci sarà la data ve la comunicherò. Però è confermato quindi? È confermato il lavoro, adesso vediamo, chiaramente non è una cosa immediata o semplice, ma appena l'ambasciata mi dirà Ucraina, io vi comunicherò anche a voi. Presidente, 20 giorni di guerra, secondo lei è giusto fornire armi all'Ucraina o trovare una strada per il dialogo, per la diplomazia, per ottenere almeno un iniziale cessate il fuoco? Allora, è giusto aiutare l'Ucraina a difendersi, ma soprattutto è giusto che l'Unione Europea abbia finalmente dato in pochissime ore una risposta da tutti i punti di vista, anche finanziario, umanitario, rispetto alle sanzioni. E questo è stato un passo fondamentale, perché un'Europa così unita in una crisi così importante è senza dubbio fondamentale. Il Parlamento anche sulle risoluzioni è stato unito, siamo andati praticamente, direi, quasi alla totalità dei parlamentari, e questo è un buon segnale. Detto questo, la diplomazia è fondamentale, è l'unica cosa che noi possiamo realmente fare fino in fondo. La diplomazia di tutti i paesi, la diplomazia degli Stati Uniti, la diplomazia della Cina. Dobbiamo far sì che ci sia un cessato il fuoco, una conferenza di pace. Noi dobbiamo comprendere che la pace è il nostro bene comune più grande, senza di essa non possiamo vivere, così come l'acqua, così come l'aria. E quindi proprio la cultura della pace in questo momento deve venire fuori ancora più forte, e io penso che dalle tante manifestazioni che vediamo capiamo l'importanza che ha per tutte le persone. Ma è compatibile inviando armi? Sì, è compatibile. Di Maio ha chiesto di non far partire i parlamentari per l'Ucraina, ecco, ha chiesto a lei e alla Presidente Casellati la risposta. Sì, io nella giornata di ieri ho già fatto chiamare tutti i presidenti dei gruppi parlamentari per sconsigliare il viaggio in Ucraina, e da Presidente della Camera lo sconsiglio, quindi chiedo anche di non partecipare, se è possibile, poi è la buona volontà di ognuno, ma il mio consiglio è di non partecipare.